Amici di Non Solo Mare, siamo a Lignano Sabbiadoro, con me Michele Andretta, Centro Nautico Lignano. Ciao a tutti. Ciao Michele, mi ha chiamato in anteprima assoluta, è riuscito ad avere il nuovo Honda 350 V8 che avevamo visto presentare al Salone Nautico di Genova. È arrivato pochi giorni fa proprio per il Lignano Boat Show, dove lui ha voluto essere presente con tutto quello che oggi è Centro Nautico Lignano, ma soprattutto questa ammiraglia di casa di Amarine che monta il BF350 V8. Noi questa l'avevamo provata in estate, l'avevo provata con due da 150, quindi con la coppia. Sì. Ecco, qui siamo con la monomotorizzazione, ma che modo, una monomotorizzazione importante. Sì, allora Idea Marine, quest'estate abbiamo fatto quella bellissima festa dove abbiamo avuto modo di provare la barca con la doppia motorizzazione. In anteprima per il Lignano Boat Show, quindi per la zona del Friuli, ho voluto installarlo sulla ammiraglia di Idea Marine, quindi l'Idea 80, e quindi provare questa nuova configurazione che ha dato molte emozioni. È una motorizzazione completamente nuova, dedicata alla nautica, non è di derivazione automobile, quindi è un progetto nuovo con moltissimi brevetti che vi invito a scoprire nel sito ufficiale di Honda Marine. Ci sono anche delle bellissime prove, tra cui questa che faremo oggi. È un V8 che raggruppa tutte le migliori tecnologie di Honda Marine e quindi ha le sue classiche caratteristiche Honda, che sono silenziosità, consumi contenuti. Ma è silenziosissimo, adesso lo vedremo. Silenziosissimo e potente. E potente, quindi quando vogliamo essere allegri. Dicevo prima, ho fatto due conti, stiamo parlando che tra il motore pesa 350 kg circa con 350 cavalli. Esatto. La barca siamo intorno ai 2000... Penso 2100, 2002, sì. Per cui siamo su 2005 più o meno è il peso totale, quindi un rapporto di peso-potenza che dovrebbe aggirarsi tra circa un cavallo per ogni 7 kg di barca, più o meno. Sì. No? Ecco, chilo più, chilo meno, però siamo lì. E quindi adesso noi andremo a vedere che cosa ci regalano questi 350 cavalli di casa Honda sull'ammiraglia di casa dei Marini. Tanto vi farei sentire il salto. La messa in moto. La messa in moto. Andiamo. Sentiamo. Eccolo lì che sta girando al minimo. In questo momento non si sente. Il motore è come se fosse rimasto spento, ma è acceso. Garantisco che sta girando. Gli 8 cilindri stanno girando tutti quanti. Insomma, adesso noi faremo la manovra, usciamo con Michele e andremo a vedere come si comporta poi quando abbiamo la possibilità di dare giù un po' di manetta. Quindi adesso manovriamo, tra poco ci ricolleghiamo. Procedo. Ed eccoci che stiamo uscendo da quella fantastica marina che sta ospitando il Lignano Boat Show. E appunto tra poco potremo provare l'Honda BF350 V8 su questa Idea Marine. Un po' parliamo ecco di questa barca, l'ammiraglia di casa Idea Marine. Diciamo prima il peso, barca importante, tanto allestimento che la rende anche importante come proprio preziosa e prestigiosa nel suo essere l'ammiraglia. In questo momento è l'ammiraglia, quest'anno sappiamo che arriverà qualcosa di più grande, no? Ci stanno lavorando, però io descriverei un attimo quello che oggi è l'Idea 80, la barca che a voi ha dato tanta soddisfazione. Allora, Idea 80 è una barca che sta godendo un periodo di enorme successo perché nei suoi 8 metri e mezzo di lunghezza ha una larghezza di 2,55 metri, quindi rientra ancora nel carrellabile e diciamo per le nostre zone è interessante per il fatto che molti clienti possono trasportarla nel loro rimessaggio invernale o comunque la movimentazione diventa molto comoda. Nei suoi 8 metri e mezzo ha 4 posti letto, quindi una grande dinette a prua più un letto in centro barca a tutto baglio, quindi un letto importante. E la cosa più importante è il bagno separato con una ottima altezza di 1,90 m. Una barca riuscitissima che quindi sicuramente darà vita poi a quello che sarà la nuova ammiraglia. Avranno preso spunto da tutte queste soluzioni che hanno adottato su 8 metri, là sarà un po' più grande, quindi avremo qualche spazio in più. No? Su quello che sì, no, non voglio svelare troppo perché diciamo no. Che con il cantiere ormai a noi concessionari insomma delle informazioni ha dato, però ovviamente nascerà una barca natante, quindi non superiore ai 10 metri, come lunghezze fuori tutto con plancette e motori ovviamente si supereranno i 10 metri, sarà una barca che rispetterà il design in scala della linea Idea Marine, quindi avremo sempre le classiche linee muscolose delle fiancate, avremo sempre il gioco
delle murate con delle vetrate importanti che danno luminosità e spazio all'interno, e soprattutto ci saranno degli elementi nuovi che sono stati inseriti nella Idea 100 che secondo me avranno successo, insomma. E questo sarà quello che verrà presentato quest'anno, penso, al Salone Nautico di Genova, così ci hanno detto, dovrebbe essere lì, diciamo, l'uscita ufficiale, poi noi forse riusciremo a vederla un po' prima. E tornando all'Idea 80, tra poco noi siamo in mare aperto, sapete che qua, ecco, una delle cose belle di queste zone è che si può utilizzare la barca anche in acque tra virgolette interne senza andare in mare, perché voi avete tutta questa rete fluviale, questa laguna che si può, che è intrecciata poi con tutti quelli che sono i fiumi, per cui si raggiungono davvero, ecco, d'inverno, quando magari la giornata non è bellissima, la barca qua la si gode anche a questa andatura. Pensate che adesso siamo veramente in dislocamento, siamo a 5 nodi, è quella velocità da tenere nelle marine, ma che poi si tiene anche in laguna, spesso ci si gode di più quello che abbiamo attorno, no? Quindi... Sì, il Friuli ha tutta un'area costiera importante, anche perché è un'area tutta adibita al diporto, al turismo, si segue molto quello che è la necessità del turista, quindi a partire da Trieste fino al confine con il Veneto, tutte le coste hanno buonissimi porti con servizi importanti al diportista, e quindi per noi, diciamo, è importante dare un prodotto che può essere ad esempio un'Idea 80 che ti permetta di navigare sia in mare ma anche all'interno, quindi vuol dire tutte le zone lagunari, e ricordo che abbiamo delle aree protette incredibili che vi invito a visitare, dal fiume Stella, insomma ci sono moltissime parti che tu hai anche già visto, dove la natura la fa da padrona, e con una imbarcazione anche piccola, non serve un grande yacht, insomma ci si può navigare e immergere. E allora eccoci qua, facciamo cantare questi 8 cilindri di Casa Honda. Per planare la facciamo uscire, dopodiché una volta che è planata possiamo intanto andare a regolare l'assetto della barca. Eccola qua, che possiamo iniziare a trimmarla un po', per alleggeriamo un po' la prua. Eccolo qua. Già 35 nodi, alleggeriamo ancora un pochino la prua, 36 nodi, 37 nodi, 38, 38, e direi che la barca si sta comportando molto bene, 39 nodi, barca che sta, adesso siamo in assetto perfetto, barca che è alleggerita perfettamente, 39 e mezzo, motore eccezionale. Adesso si sente quel sound che ci fa capire che stiamo a 5300 giri. Direi che dà soddisfazione quando mandiamo giù a mare un monomotore 2 tonnellate e passa che vai a 39 nodi, beh, quasi 40, direi che è un ottimo risultato. Ora abbassiamo di nuovo un attimo il trim e andiamo a vedere come si comporta la barca in virata. C'è un'onda importante che si sta formando con questo vento, adesso abbiamo il mare di prua. E vedete come noi possiamo utilizzare questa potenza non più per correre, ma per decidere come fare, come prendere il mare, quindi con quanta potenza vogliamo affrontare l'onda. Sentiamo che la manetta c'è tanto vento. E questo ci permette di decidere noi proprio come entrare sulle onde in base anche al moto ondoso. La potenza a volte serve anche a questo, non soltanto a fare i 39 nodi. Però poi che conta è poter governare la barca, e questi cavalli si sentono qua sulla manetta, vedete come la barca è reattiva, sì, sono io esatto. Che decido come affrontare l'eventuale onda che incontro in base al taglio, in base all'angolo con cui andiamo incontro all'onda. Ricordiamo che il 350 è VTEC, quindi in base alle esigenze di chi la utilizza si adatta. Questo è molto bello, un motore che dà soddisfazione anche appunto quando diventiamo un po' sportivi, però quello che è importante è che invece quando poi ci mettiamo a queste andature, che sono quelle col quale solitamente impostiamo una rotta e decidiamo di seguire quella rotta, ci mettiamo sui 24 nodi, no? Mettiamo in assetto la barca, torniamo a leggere la prua,
eccola qua, posso togliere ancora qualche giro per mantenere i 25 nodi, eccoli qua, siamo a 34 litri ora, cioè ragazzi poco più di un litro miglio. Ecco, questa è la sua andatura perfetta, quando ti metti sulla rotta, 24 nodi, 33 litri, 3500 giri di motore, e vedete come la barca adesso veramente sta navigando in scioltezza. Mi ero perso in laguna. Vedete come possiamo uscire da una virata? Esce immediata, pazzesco. Bella. Ecco, questo tipo di reattività con la coppia dei 250 non c'è. Ecco, bravo, è quello che stavo per dire. Io è molto divertente. La monomotorizzazione è più complicata in fase di manovra, perché bisogna essere più pratici nel manovrare la barca in porto, però poi quando sei qua la senti più sportiva, più tua, sei tu che fai immediatamente quello che vuoi e hai quella coppia che viene da un 350. Veramente. No, pur avendo due motori, la somma dovrebbe essere simile. Mentre parliamo, siamo a 32 nodi, eh? Esatto, noi stiamo chiacchierando a 32 nodi. E ragazzi, consumiamo 55 litri ora, quindi comunque rimaniamo con un consumo molto molto basso. E con un mare, e con un mare che non è quello di stamattina. No, c'è un po' di mare. La barca è morbida, devo dire che questo merito anche della Carena, che oltre a esaltare questo motore, esalta anche il comfort a bordo, perché guardate qua, cioè veramente è morbida. Io non sto tenendo neanche il timone, la barca segue la rotta. Sì, una barca che con onda di traverso. Onda di traverso, un bascone diciamo di sinistra, ma soprattutto una barca che ha un baricentro abbastanza alto, perché per avere tutto questo spazio ha dovuto alzarsi un po'. Allora, se vuoi o giriamo o lì c'è il canale di entrata a Lignano. Ah, io non so neanche dove sto. Allora, se dobbiamo adesso girare ancora. Adesso no, direi che io. Se vuoi che rientriamo. A questo punto rallentiamo un attimo, perché lì c'è il canale di entrata, quindi per rientrare dobbiamo andare dritti, oppure. Il rientro lo fai te, perché io mi perdo qua tra le varie bricole. Quindi adesso togliamo un attimo la potenza. Ed eccoci, allora ci siamo fermati per salutarvi e per tirare un attimo le conclusioni. Dicevo, un motore fantastico, ha dato dimostrazione di essere un motore potente quando vogliamo giocare, ma un motore parsimonioso quando vogliamo navigare in crociera. Ovviamente il binomio è sempre barca e motore, qua si è sposato perfettamente, e non dimenticate l'importanza di chi ve lo installa il motore. Il Centro Nautico Lignano, per esempio, ha un'esperienza importante nel far sì che tutto si sposa e diventa una barca perfetta. Esatto. È un lavoro che non si nota, non si vede, ma poi lo si sente in acqua. Si dà per scontato, ma in realtà dietro ci sono ore e ore di ricerca, studio e preparazione, e di errori. Motore che, oltre a dare tutto quello che avete visto, ha delle funzioni importanti. Sì, il motore ha una nuova manetta di controllo con molte funzioni nuove, che sono il trim assistito, che io non ho utilizzato perché preferisco sentire la barca io quando la provo, però mi hanno spiegato che con questo voi potete uscire una mezza giornata, chi ha il proprietario della barca si fa i suoi assetti alle varie andature, li memorizza, poi una volta che ha fatto questo, il giorno dopo lui schiaccia un bottone e il trim lavorerà sempre in quel modo. Esatto. Quindi trim assistito, il tilt assistito, che è quello che impedisce alla calandra di andare a sbattere, anche di coppa, quello che, per cui voi stabilite quanto deve uscire il piede dall'acqua per non andare poi la calandra a sbattere. Una volta impostato quel dato, anche lì diventa tutto più facile e fa tutto lui. Esatto. Poi abbiamo il cruise control, che è alla pari delle automobili, quindi regola una velocità la mattina da sola, e poi il trolling system per gli amanti, diciamo, magari della pesca, o anche per ridurre o aumentare i giri di 50-50. Di 50-50, esatto. Lì per la traina perfetto. E quindi complimenti a Casa Honda, che ha voluto investire molto sulla ricerca e lo sviluppo di un motore che, come vi ho detto all'inizio, è studiato appositamente per il mondo della nautica. Questo sarà sicuramente il primo di una serie nuova, una gamma che porteranno avanti, sia a salire sicuramente, a scendere penso anche qualche... Vedremo. E allora ringraziamo Michele per averci concesso questa anteprima, e ovviamente complimenti a Diamarine e a Honda. Grazie. Ciao.